per un'emozione a tremare con un'altra emozione. Voi sapete, chi mi conosce bene sa che sono, cioè insomma, mi vuole molto bene, chi mi conosce bene, chi invece mi conosce un po' meno mi evita, perché chiaramente, no, vabbè, è giusto, perché io ho una filosofia che è quella dell'errore. Vabbè, detto questo, la canzone che vi presento adesso si chiama Come un amaro. E adesso vi spiego, se prendo la chitarra, lascio il microfono a Federica Vezzo. Vai. Allora, io quando ho ascoltato questa canzone per la prima volta, a parte almeno un anno fa, ho detto, ma come mi piace questa canzone? Perché? Perché lei fece una premessa giustissima. Spesso si prende un amaro dopo una cena o dopo aver bevuto un bel po'. È la fine, e la cosa strana è che si chiama amaro eppure è dolce. È dolce. Io sono l'unicum, non so se c'è qualcuno tra di voi che vede esternetto l'unicum, però sono rare, insomma, le persone che sono. Però che ne sono, Jägermeister, oppure per esempio, non lo so, tutti l'amaro del cavo, cioè sono tutti dolci. E a me è capitato praticamente di avere una relazione con una persona estremamente dolce. Troppo. Bravo. E quindi praticamente in più ha ordinato un amaro, quindi quando poi ha detto un sorso, sì, grazie, mi sono resa conto che questo amaro è dolce, ma dolcissimo come lui, e quindi come un amaro. La chitarra non c'è? Prendiamo la chitarra, ah, il jack non c'è, ma però posso suonare anche la musica, no, è rosso, aspetta, è quello là, vedi, rouge. No, non è rosso, no, è... Vai, mettiamo questo. Come voglio io? Ah, sì. Andiamo bene. Allora, le percussioni di Roberto Guardi, che avete sentito prima come cantatore, io anche molto una percussione. Bye.